Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di una palette super low cost che mi ha sorpreso in positivo e che sto utilizzando con estremo piacere. Si tratta della Smoky Natural del brand italiano IT Style. Questo è il primo prodotto che provo del brand. Mi è capitato, sono entrata qualche volta in qualche punto vendita, però non ho mai acquistato nulla. Poi in tanti mi avete segnalato questa palette, mi avete richiesto una recensione e quindi eccomi qua. La palette è questa, contiene 16 ombretti, per lo più dai toni caldi e naturali. Con un ottimo mix anche di finish, perché contiene 10 sfumature opache, quindi 10 ombretti matte e 6 ombretti dal finish luminoso. Una palette che però è diversa rispetto a una classica palette di neutri, perché contiene anche qualche sfumatura ramata, aranciata, rossastra, e quindi praticamente la presenza di queste tonalità la rende particolare, moderna, attuale, perché si tratta di nuance, di sfumature che sono davvero ovunque in questo momento. Il pack è questo, è devo dire che non mi dispiace, è un pack in cartoncino molto semplice. Sicuramente preferisco questo tipo di pack a quelli ai packaging in plastica un po' traballanti. Un pack in black and white con il logo praticamente dell'azienda e il nome della palette sulla parte frontale. C'è un cartoncino esterno, che è questo che vedete, sfilabile e graficamente identico alla palette a protezione della stessa. La palettina, che quindi è in cartoncino sottile e molto compatta, come vedete, si apre al libro e non ci sono specchio e applicatore, ovviamente, per contenere i costi. E queste sono le 16 gialde, quindi orizzontali, sì, le 16 gialde rettangolari, volevo dire. Ogni cialdina contiene 1,2 grammi di prodotto e la palette ha una scadenza di 12 mesi dall'apertura. È un costo assolutamente irrisorio di 12,95 €. Ho letto dappertutto che i prodotti di questo brand sono made in Italy, questa palettina però è made in China. Ora, gli ombretti, che non hanno, come vedete, un nome, hanno una texture setosa, sottile, hanno una pigmentazione direi media, medio-alta, ma comunque, come spesso accade, non sono tutti uguali. Sono però facili da sfumare, da lavorare, sono quindi molto modulabili. Il fallout è davvero minimo, quindi non sono ombretti polverosi, e applicati sopra un primer durano tutta la giornata senza andare a finire nelle pieghette. Comunque, al di là di tante parole, voglio andare a fare gli swatches, perché voglio assolutamente mostrarvi nel dettaglio le tonalità contenute. Eccomi di ritorno con gli swatches dei colori contenuti nella palettina Smoky Natural di IT Style. Partiamo da quindi dal primo colore, che è chiaramente un crema opaco, molto setoso ma non molto pigmentato. In realtà si può comunque modulare per costruire l'intensità del colore. Il secondo colore invece è un pesca chiaro, sempre opaco, con una texture meno setosa del primo ma un po' più pigmentato. Il terzo invece è questo pesca rosato, molto delicato, shimmer, quindi anche con un finish abbastanza luminoso, come potete vedere. Questa ha una texture burrosa e anche un'ottima pigmentazione, è uno dei migliori della palette. Segue un altro colore, un'altra nuance delicata, e invece un pesca aranciato, un po' più scuro del precedente e con un finish un po' come dire, meno luminoso. Comunque queste due sono splendide tonalità per trucchi da giorno, per trucchi quindi luminosi da applicare sulla palpebra mobile. E poi troviamo un bellissimo rame aranciato, un rame aranciato medio, che è uno dei miei preferiti della palette, sempre burroso e ben pigmentato. Segue un marroncino medio, neutro caldo e opaco, che ha un sottotono giallo. È un colore, questo, da piega veramente stupendo, con una buona pigmentazione e una texture molto setosa. Vicino al marroncino medio troviamo invece un marrone decisamente scuro, opaco e con un sottotono invece neutro freddo, fantastico per scurire l'angolo esterno dell'occhio e dare quindi profondità allo sguardo. L'ultimo marrone, quindi è sempre un marrone, quindi un altro marrone scuro opaco, che come vedete è un po' più chiaro e un po' più caldo del precedente. Quindi questi sono i colori della prima fila della palette. Passiamo alla seconda, scusate un attimino ma mi devo riprendere, come diceva la Gigliola, non ho più l'età. Questo che è il colore, no, il nono colore, il primo in alto della seconda fila, è un carinissimo arancio pescato, medio chiaro dal sottotono caldo. È molto setoso ma è poco pigmentato, questo bisogna andare a stratificarlo un bel po'
po', insomma, per vedere un po' di colore, ed è quello che mi piace meno della palette. Il colore decimo invece è il mio preferito della palette, è stupendo. Si tratta di un rosso medio scuro, spento, caldo, con un tocco di marroncino ma anche una punta di rosa. È un rosso molto portabile, splendido anche per i dettagli, è un colore estremamente di tendenza e già la sua presenza rende questa palette diversa rispetto ad una classica palette di neutri. L'altro è, secondo me, un altro capolavoro, è un favoloso questo ombretto, ed è quello che ho utilizzato stamattina, sfumato sulla palpebra mobile. È quindi un bellissimo arancio bruciato dal finish luminoso, setoso e ben pigmentato, molto particolare, anche questo una nuance, decisamente molto attuale. E poi troviamo un bellissimo rame, un rame intenso, medio scuro, shimmer, molto pigmentato e luminoso. Segue un marrone, un altro marrone opaco, in questo caso abbiamo un marrone aranciato, medio scuro, è quello che invece sono andata a sfumare nella piega dell'occhio in questo look. È un ombretto sicuramente che io utilizzo spesso perché amo questo colore nella piega dell'occhio e scalda subito lo sguardo. E poi troviamo un altro marrone opaco, caldo e medio scuro, quindi ci sono veramente tante sfumature di marrone in questa palette. Segue un altro marrone, che invece è un marrone diverso, perché si tratta di un marrone neutro freddo, ben pigmentato, dal finish invece luminoso. Siamo arrivati qui in buona sostanza, quindi abbiamo praticamente altri due marroni opachi e poi invece un altro marrone, quindi scuro e più freddo, come vedete, che ha invece un finish luminoso. All'interno ha delle perlescenze ramate e rosate, e questo è bellissimo anche da solo, utilizzato per uno smoky veloce. E chiude la palette un classico e sempre utile nero opaco, che come vedete è assolutamente ben pigmentato, ha una texture setosa, guardandolo da vicino si vede nella gialla qualche perlescenza ramata sparsa, ma non si vedono assolutamente quando l'ombretto è applicato. E quindi questi sono i colori, spero di non aver fatto confusione, ma veramente è difficile stare per un po' di tempo, per qualche minuto, in questa posizione. Ok, e quindi questi sono tutti i colori. Devo dire che sono delle nuance che io utilizzo tutto l'anno, ma in particolare direi che è una splendida palette autunnale. Sicuramente il panna chiaro lo avrei preferito più pigmentato, però è una palette nella quale ci troviamo 5 sfumature di marrone opaco, al finish opaco, ci sono quindi 5 marroni opachi, uno più bello dell'altro, con diverso sottotono, più o meno caldo, più o meno chiaro, quindi veramente bellissimi. E poi c'è anche un sesto marrone in realtà, che è l'ultimo, che è quello shimmer. Ci sono poi delle nuance chiare, queste dal finish luminoso, che sono quindi perfette per da applicare sulla palpebra mobile, ma soprattutto direi ci sono questi tre colori in particolare, quindi abbiamo il rosso, l'arancio bruciato e il rame, che sono sicuramente i più particolari e nonché i miei preferiti della palette, che trovo assolutamente molto equilibrata. Devo dire anche un'altra cosa, che spesso nelle palette i colori di punta sono quelli meno performanti e sono spesso un po' deludenti, invece in questa palette per fortuna questi colori, che sono sicuramente i più particolari, sono anche tra i migliori in termini di texture e di pigmentazione. E stavo dicendo che mi sembra una palette molto equilibrata e molto versatile, contiene quindi per lo più sfumature opache, che io comunque preferisco, utilizzo sicuramente di più ombretti opachi, e ci sono comunque toni chiari, toni medi e toni scuri, quindi consente di realizzare sia dei look delicati da giorno, diciamo così, ma anche dei look sicuramente più intensi, look neutri ma con qualche pop di colore, per realizzare anche ogni tanto qualche look particolare. Come spesso accade, gli ombretti shimmer hanno una texture più burrosa e sono più pigmentati, ma comunque sono ombretti validi, sono ombretti di buona qualità. Non parliamo di Too Faced e di Kat Von D, però sono assolutamente ombretti validi, ombretti di buona qualità, e per quello che costa secondo me ne vale assolutamente la pena, perché si fanno dei bei make-up. A me per esempio questo di stamattina è un trucco che piace molto, ma ho già utilizzato spesso anche questo rosso e vi assicuro che fa la sua figura sulle palpebre. Ora,
Se quindi amate i colori neutri e ogni tanto vi va anche di portare qualche colore diciamo, più particolare, qualche nuance più modaiola, diciamo così, senza andare sui brand più blasonati, che, quindi sulle palette che costano molto di più, questa è assolutamente perfetta. Considerate che ogni ombretto viene praticamente a costare 80 centesimi, quindi è davvero difficile trovare qualcosa che sia diciamo, di buona qualità a un prezzo più basso di questo. E infatti mi ha sorpreso in positivo proprio perché dimostra che è possibile comunque coniugare un buon prezzo con la qualità. Dove si può acquistare questa palette? Nei punti vendita IT Style, sparsi quindi su tutto il territorio nazionale. Sul sito trovate anche potete trovare insomma i punti vendita divisi per regione, ma nel caso potete acquistarlo direttamente, dovete acquistarla direttamente sul sito itstylemakeup.com. Io comunque spero di esservi stata di aiuto, vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima.